il treno Frecciar 194 19 di Trenitalia, proveniente da Venezia Santa Lucia. Il cuore della stazione ferroviaria centrale di Bologna. Qui ci sono i binari dei treni ordinari, dove passa anche l'alta velocità, per ora. Mentre qui a destra invece abbiamo il piazzale Ovest, dove partono i treni regionali, i regionali veloci. Un regionale per esempio è quello lì che vedete in sosta, che tra poco partirà per Porretta. Là in fondo, dopo andremo a vedere, ci sono i lavori, ci sono i cantieri ormai aperti da molto tempo per la realizzazione della nuova stazione interrata per l'alta velocità. È un progetto, questa è una freccia d'argento che vedete arrivare. Quello della stazione nuova per l'alta velocità è un progetto importante, molto importante. Quando finalmente verrà ultimato, si libereranno gli ultimi binari in fondo, dove verrà attestato il servizio ferroviario metropolitano bolognese, che è la vera scommessa sulla quale tutti noi puntiamo. E come sapete sono 8 linee accorpate che diventeranno 4 più altre 2, un totale di 6 linee che faranno tutte capo qui alla stazione centrale di Bologna e forniranno un servizio capillare in tutti i quartieri, nelle prime periferie e anche più in là, con 80, mi sembra 85-87 stazioni che verranno realizzate. Più che stazioni saranno delle fermate, però sparse su tutto il territorio della provincia e a qualcuna anche oltre la provincia di Bologna. È un progetto già a buon punto, ancora lontano dall'essere completato. 5 stazioni devono essere ancora o completate o realizzate, su un totale però di quasi 90. Dovranno essere acquistati dei treni e soprattutto finire appunto i lavori, i cantieri per l'alta velocità, di modo che tutta quella vecchia parte verso via Carracci, dove una volta c'era il binario 15, verrà utilizzata per l'arrivo e la partenza dei treni dell'SFM. Potete vedere arrivare dalla direzione sud un treno dell'alta velocità in transito e una freccia rossa. Qui siamo in fondo alla stazione, nel lato che dà verso sud, quello è il ponte di via Matteotti, e qui c'è davanti a noi il grande cantiere che ha occupato tutti i 5 i binari della stazione centrale, che vanno dal 10 al 15. E qua sorgerà sottoterra la stazione ferroviaria interrata per l'alta velocità. Come dicevamo prima, una volta che si sarà liberato tutto questo spazio, perché finalmente la stazione verrà realizzata e si potrà finalmente inaugurare il servizio ferroviario metropolitano. Come dicevamo prima, come abbiamo già detto, si tratta di 6 linee, tutte passanti dalla stazione centrale, che collegano un'estremità all'altra della provincia di Bologna con numerosissime fermate. È un sistema capillare sul quale veramente tutti puntano ogni speranza per il trasporto di massa sostenibile. Dunque, il ponte Matteotti ci fa ricordare anche una possibile estensione che era stata ipotizzata a suo tempo per il Civis. Ora sappiamo che il Civis in questo momento è in forte dubbio, è un progetto che ormai non è più nel cuore di nessuno dei candidati sindaci di Bologna, è sotto inchiesta, ci sono diverse cose che dovranno essere appurate. E si è anche pensato, come si è detto in televisione, come è stato detto anche in tanti servizi, sui giornali, che potrebbe essere sostituito da un secondo filobus, sempre costruito dalla Irisbus,
è stato nominato più volte, è il Cristallis, che praticamente è sempre lungo 18 metri, più o meno si assomiglia, ma ha la caratteristica non da poco di avere la cabina di guida a sinistra e non più nella posizione centrale, che è quella che è sgradita al personale, ai guidatori. Quindi sul Civis è già stato detto tanto, e anche Merola ultimamente ha detto che questo è un sistema che ormai non è più, non piace più, non può andare avanti in questa maniera così confusa tra magistratura, inchieste, problemi tecnici. È un'avventura andata male, ricordiamo che però è lo stralcio di quel sistema tranviario che era stato idealizzato da Walter Vitali a suo tempo. Quindi Merola, appunto, nella sua ultima intervista inerente a questo fatto, ha ipotizzato sì un'estensione filoviaria bolognese. Lui prevedeva appunto Corticella, quindi proseguendo sul ponte Matteotti e andando verso la periferia, ma anche per esempio Casalecchio, ma non con quelle vetture che sono arrivate qui a Bologna, che probabilmente o verranno modificate pesantemente. Per esempio, a suo tempo anch'io avevo scritto, quando ancora non erano state prodotte poco più che 7-8 vetture, quindi ne mancavano ancora 40 al completamento dell'opera, che si sarebbero potute costruire il rimanente delle vetture con la guida a sinistra. Era una cosa fattibile, si sarebbe potuto fare, non è stato fatto, e adesso tutte 49 giacciono lì al CAB in attesa di un futuro che è abbastanza incerto. Merola però prevede appunto un'estensione filoviaria, quel servizio elettrico su quale puntare, perché pulito, non rumoroso, ecologico. Poi una cosa importante qui alla stazione ferroviaria di Bologna è l'attestazione del People Mover, che è un altro progetto di cui si parla spesso. Dovrebbe appunto essere laggiù in fondo, dove è più prossimo alla sede del nuovo comune di Bologna, il Liber Paradisus. Sapete, è un viaggio di nemmeno 8 minuti, che all'incirca verrà fatto ogni quarto d'ora nelle due direzioni, con un costo all'incirca di 7 euro il biglietto, e che arriva all'aeroporto Marconi in 7 minuti e mezzo, 8 minuti, con una sola fermata a metà, dove c'è appunto l'incrocio fra le due linee al Lazzaretto. E il People Mover molti vorrebbero che il servizio ferroviario metropolitano di cui abbiamo parlato prima raggiungesse l'aeroporto. C'è da dire che su quella dorsale, che è la Bologna-Verona, passano già 5 vettori, che sono le Ferrovie dello Stato, le ferrovie austriache, le ferrovie tedesche, i merci, le ferrovie dell'Emilia Romagna. Non lo so se c'è posto per un sesto vettore ogni quarto d'ora in direzione dell'aeroporto di Bologna. È probabile che chi è a favore del People Mover veda in questa completa autonomia dai binari di Trenitalia una possibilità appunto di gestire questa dorsale da e per l'aeroporto senza dover interferire con il traffico ordinario dei treni.